In questo video, dopo la grande figuraccia nel GP d'Italia, la FIA richiede una riunione straordinaria con tutti i team e i dirigenti di Liberty Media. La safety car ha segnato la differenza fra sport e cinema. La Haas ha puntato lo sguardo su Nico Hülkenberg per il 2023 e Drugovic tratta con la Aston Martin come pilota di riserva. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. Tutto ci saremmo aspettati dalla domenica di gara del GP di Monza, tranne che terminare la gara alle spalle della safety car. Anche se sono state rispettate tutte le procedure, ci è stato tolto lo spettacolo della battaglia finale tra Verstappen, Leclerc e il resto della compagnia. E non sono mancate le giuste critiche da parte non solo dei tifosi, ma di tutti gli addetti ai lavori, anche da chi in qualche modo è stato agevolato dalla situazione. E la FIA si è vista costretta ad indire nella giornata di lunedì un summit straordinario, assieme ai funzionari di gara, ai team manager e al presidente Mohamed Ben Sulayem per discutere il futuro della categoria. Questa tematica è diventata una delle priorità assolute in cima alla lista di tante preoccupazioni della categoria. Chris Horner, team principal della Red Bull, dichiara che fa tutto parte di un processo. Ci sono stati tanti cambiamenti e c'è ancora tanto da imparare. Il dispiacere della folla era tangibile e la FIA, i team manager e il presidente hanno dato piena disponibilità per parlare degli aspetti da migliorare. Si devono evitare questo tipo di scenari. Sicuramente ci sono molte cose di cui parlare, ma quanto visto a fine gara non deve ripetersi più. E aggiunge, vogliamo correre, anche con i rischi che avrebbe comportato una ripartenza. Quando è arrivata la bandiera a scacchi c'era la sensazione di aver commesso un errore, quindi è qualcosa a cui dovremo guardare. La scorsa stagione hanno cacciato Masi per accontentare la Mercedes, accusato per la gestione rocambolesca del finale di Abu Dhabi. Quest'anno, con due direttori di gara che si alternano, non riescono a fare meglio. Sarebbe stato forse più convenevole esporre la bandiera rossa quando si è fermata la macchina di Ricciardo in una zona pericolosa. Ordinando una ripartenza da fermi, avrebbero riaperto la sfida concedendo al pubblico uno spettacolo degno della Formula 1. Insomma, quella che poteva essere una festa per i tifosi della Ferrari si è trasformata in uno spettacolo spiacevole e privo di emozioni. Hanno tolto di mezzo la possibilità a Leclerc di provarci, anche se di fatto non avrebbe potuto vincere contro un Max Verstappen in gran forma e che al momento aveva montato gomme soft nuove contro le soft usate di Charles. Una differenza sostanziale tra sport e cinema è che nel primo non c'è un copione. A volte ci possono essere scenari che superano anche le più sfrenate delle aspettative, ma nello sport tutto accade in tempo reale. All'Autodromo Internazionale di Monza sono accorsi oltre 300.000 spettatori nel weekend, facendo segnare il tutto esaurito con un'affluenza di 132.000 solo di domenica. Hanno sognato un finale degno dei tre giorni da urlo, oltre ai milioni di telespettatori in tutto il mondo che hanno assistito al Gran Premio d'Italia. Sport e cinema sono sembrati convergere al 47esimo giro di gara, quando la McLaren di Daniel Ricciardo ha accostato a bordo pista dopo aver percorso lentamente la prima curva di Lesmo. Era inevitabile l'intervento della safety car e a quel punto ci si aspettava la ripartenza per gli ultimi due giri finali, che sarebbero stati il momento topico di Monza 2022. Ma la realtà ha riportato tutti con i piedi per terra, perché la Formula 1 ha le sue regole, che molte volte vengono interpretate diversamente a seconda dei casi, e dopo essere state rivisitate a causa del fattaccio di Abu Dhabi 2021, hanno scritto una delle pagine più negative della storia della Formula 1. La differenza è che mentre a Yas Marina la direzione gara con la sua decisione ha modificato il verdetto della pista, a Monza non ci sono state interferenze. La classifica di gara è stata congelata e tale è rimasta fino alla lenta processione sotto la bandiera a scacchi. È stato commesso solo un errore, pur non infrangendo alcuna regola, facendo entrare in pista la safety car al momento sbagliato. Invece di farla uscire dai box e attendere in pista il leader della gara, è stata fatta uscire davanti a Russell, innescando una lunga procedura di riallineamento che ha impedito alla corsa di poter riprendere per uno o due giri finali. Oltre alle procedure per il recupero della McLaren di Ricciardo, che non sono state rapidissime e che hanno messo a rischio il traffico con il mezzo di servizio che procedeva contromano rispetto al senso di marcia. La FIA ha preso posizione dichiarando che era intenzione dei commissari rimuovere rapidamente la vettura numero 3 e poter così riprendere la corsa, ma non sono stati in grado di mettere l'auto in folle e spingerla nella via di fuga.
e la gara si è conclusa in safety car seguendo le procedure concordate tra la FIA e tutti i concorrenti, e l'incidente non è stato abbastanza significativo per richiedere una bandiera rossa. E questo sarà uno degli argomenti che prenderanno sicuramente in discussione, poiché è vero che il caso non presentava feriti e non necessitava di interventi di pulizia della pista, ma il regolamento cita anche come motivazione la presenza in pista di mezzi di soccorso che possano rappresentare un pericolo attivo. La FIA potrebbe essere oggetto di rimproveri per non aver eseguito tutto nel migliore dei modi, ma non per aver commesso delle infrazioni. Quanto avvenuto domenica in pista dimostra che la Formula 1 non è soggetta a copioni, anche se a tutti sarebbe piaciuto un finale diverso a Monza, anche allo stesso Verstappen. Ci sono delle soluzioni che però potrebbero essere prese in considerazione per casi come questo, come ad esempio quella in vigore nelle gare NASCAR, nelle quali è previsto un extra time. Ma c'è sempre un rovescio della medaglia, perché in quel caso una modifica regolamentare in corso d'opera porterebbe a delle modifiche alle monoposto che richiederebbero un serbatoio più ampio per garantire il carburante necessario per correre 3 giri extra. E parlando un po' di mercato piloti, la Haas, che non ha ancora confermato se Mick Schumacher sarà presente in squadra l'anno prossimo, ha parlato attivamente con altri candidati nelle ultime settimane. Nelle FP1 del weekend di Monza, Antonio Giovinazzi ha guidato per la Haas come scelta della Ferrari e è da tempo in cima alla lista, anche se Günther Steiner è libero di scegliere indipendentemente dalla scuderia e ha ammesso che Nico Hülkenberg è un candidato per la Haas, ma che è uno dei tanti piloti presi in considerazione. Hülkenberg ha disputato le prime due gare della stagione come pilota di riserva per l'Aston Martin. Ha corso per la squadra di Enstone nel 2017 e nel 2018 ed è ben noto al team principal Otmar Szafnauer dai tempi della Force India e della Racing Point. Tuttavia, Jack Doohan si sta avvicinando al volante dell'Alpine. Steiner ha anche aggiunto che è un candidato come tutti gli altri perché ha una super licenza, ha corso in Formula 1 e ha esperienza. Non c'è nessuno che sta correndo adesso che si potrebbe prendere se si volesse cambiare. Bisogna solo capire qual è la decisione migliore. Giovinazzi, d'altronde, ha avuto una buona prestazione a Monza nella FP1, concludendo la sessione a soli 3 decimi dal pilota titolare Kevin Magnussen, nonostante un errore nel suo giro migliore. Antonio disputerà un'altra FP1 ad Austin, anche se Steiner continua a sminuire l'importanza delle sue sessioni, confermando che sono state concordate per fare un favore alla Ferrari di Mattia Binotto, che ha insistito per volere che la sua riserva facesse un po' di chilometri e che non sono loro a testarlo e a trarne delle conclusioni. Sicuramente Giovinazzi ha fatto un ottimo lavoro, non aveva mai guidato una monoposto di questo regolamento. Si è messo subito all'opera, è stato molto bravo e se uno che non è stato in macchina per un anno fa questi tempi, significa che la macchina non può essere troppo male. Non è un segreto che Antonio vuole essere presente l'anno prossimo, ma non è nelle sue mani. C'è anche Pietro Fittipaldi che rimane un altro candidato per il sedile 2023, che potrebbe ottenere un ingaggio per essere legato a un contratto di sponsorizzazione. Il team non ha ancora utilizzato nessuna delle sessioni FP1 per i rookie e il brasiliano rimane qualificato per svolgerle, poiché ha preso parte alle ultime due gare della stagione 2020. C'è fermento anche in casa Aston Martin, anche se nulla è stato confermato dalla squadra britannica, ma dato che il brasiliano Philippe Drugovic ha conquistato il titolo di Formula 2 a Monza sabato scorso, si parla di un possibile accordo come pilota riserva, già che Philippe si è garantito ufficialmente una superlicenza per il 2023 e ora potrà essere impiegato anche nella prima sessione prevista a Yas Marina senza che questo lo distragga dagli impegni nella serie cadetta. La Aston Martin ha già dato uno dei suoi due piloti rookie in FP1, Nyck de Vries a Monza lo scorso fine settimana, ma deve ancora assegnare l'altro prima della fine della stagione e col fatto che in Brasile è prevista la gara sprint, Drugovic non potrà guidare la MR22 in casa, così il team ha pensato di puntare al finale di Abu Dhabi. Drugovic resta comunque una possibilità anche per Haas, Alpine e Williams e chiaramente il suo ruolo di pilota di riserva non sarà confermato fino a quando non saranno occupati quelli dei titolari. Per poter partecipare a una sessione FP1 quest'anno deve ottenere una super licenza per il venerdì, che gli richiederà di percorrere 300 km con una monoposto degli anni passati. E il team di Silverstone dispone ancora di una AMR21 della scorsa stagione, che sarà guidata a ottobre dal vincitore del premio Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year, Zach O'Sullivan, come parte del suo premio e potrebbero far correre Felipe lo stesso giorno.
C'è anche il fatto che ora hanno Fernando Alonso e sono rimasti un po' fuori dal mercato piloti, ma stanno valutando cosa fare per il prossimo anno perché hanno bisogno di una riserva. Inoltre è bene tenere in considerazione Felipe anche perché non è legato ad alcuna accademia o programma particolare. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, ricordandovi di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!